Lucia distribuisce volantini contro il TTIP, il trattato transatlantico sul commercio e gli investimenti tra Unione Europea e Stati Uniti. Siamo in Spagna, a Barcellona, dove la protesta contro la globalizzazione è particolarmente viva. Protesta sostenuta dai movimenti populisti della destra e della sinistra radicale, contraria alla liberalizzazione delle merci e degli investimenti. Lucia coordina un movimento Ecologisti in Azione, sotto tiro le multinazionali e le grandi aziende. Our democracy is in big threat. We could lose. La nostra democrazia è minacciata, potremmo perdere la nostra sovranità e i nostri poteri per questi trattati. Le istituzioni politiche e la società civile finirebbero nelle mani di pochi potenti che in fondo stanno uccidendo gli stati. Contrari e favorevoli, siamo da Ficosa, una multinazionale spagnola che produce accessori e ricambi per auto. L'azienda fornisce le principali marche di tutto il mondo con un giro d'affari ultramiliardario. Ha succursali non solo in Europa, ma anche in Asia, Nord e Sud America. Non è stato facile ottenere l'autorizzazione per le riprese. Molte aziende non vogliono parlare del TTIP. Ma quali sono i vantaggi di un accordo transatlantico di libero scambio? A Madrid, invece, incontriamo Emilio Varela, vicepresidente dell'Associazione Spagnola dei Produttori di Componenti per Auto. Cinture di sicurezza, luci, freni, la maggior parte di questi prodotti devono avere ora una doppia certificazione in Europa e negli Stati Uniti. Il 26% dei costi dei nostri prodotti sono aumentati a causa delle diverse normative. Il trattato transatlantico risolverebbe questo problema e noi avremmo un successo maggiore, la nostra attività si potrebbe estendere, ci sarebbe più lavoro nel nostro paese. Se facessimo il 20% in più del fatturato, si potrebbero creare 15.000 nuovi posti di lavoro in Spagna. Da Madrid ritorniamo a Barcellona per discutere con chi, come Lucia, è contrario al trattato. Siamo da Lush, una catena famosa di prodotti per il corpo e cosmetici bio, con punti vendita in tutto il mondo, 250 solo in Spagna. L'azienda da sempre è contro i test sugli animali, come ci spiega anche il supervisore Victor Manuel Bernal. Il TTIP aprirebbe le porte europee a cosmetici non in linea con l'etica del marchio. Con questo trattato non ci sarà più alcun controllo sull'uso di sostanze chimiche proibite nei cosmetici in Europa. Qui da noi i prodotti chimici vietati sono circa 1.300, mentre negli Stati Uniti sono solo 11. Un esempio su tutti è il piombo. In America viene ancora usato in cosmetica, come ad esempio per i rossetti, ma noi non lo usiamo più invece. L'etichettatura è l'unico modo che hanno i consumatori di sapere esattamente cosa il prodotto contiene, da dove viene e di cosa è fatto. L'accordo del TTIP sta invece minacciando questo sistema, ovvero le informazioni di base importanti per decidere se comprare o meno un prodotto, in base ai nostri valori etici. Flores Valles si trova alla periferia di Madrid, è una delle più antiche aziende industriali della Spagna, fondata nel 1830. Oggi è leader mondiale nel settore di forniture per laboratorio. Il capo della divisione internazionale, Jorge Santos, è portoghese. Quando l'azienda ha deciso di aprire una filiale a New York, il governo americano ha obbligato la società ad assumere personale locale. Per il nostro manager una perdita di tempo che con il TTIP non si sarebbe verificata. In America è ancora in vigore la legge Buy American Act. Per alcuni prodotti si deve comprare acciaio di fabbricazione americana, calcestruzzo made in USA e via dicendo. Sui prodotti strategici negli Stati Uniti una società europea non può fare nulla a meno di non acquistare tutti i prodotti, tutte le materie prime negli Stati Uniti. All raw materials in the US and manufacture the whole thing in the US. We ourselves have a company within our group. Abbiamo una società all'interno del nostro gruppo che produce le cucine industriali per treni ad alta velocità. Abbiamo vinto un grosso contratto negli States e abbiamo dovuto far trasferire tutte le nostre tecnologie a una società americana, nostra partner, per poter lavorare. Manufacture every single piece of that equipment in the US.
Intanto, mentre in Spagna non si fermano le azioni di protesta, dall'altra parte dell'Atlantico si discute in vista delle presidenziali. Se la posizione di Hillary Clinton sul trattato è ambigua, il candidato repubblicano Donald Trump non nasconde la sua posizione a favore delle norme protezionistiche. A metà ottobre abbiamo incontrato il segretario di Stato spagnolo per il commercio. Dopo una riunione con il suo omologo svedese e altri colleghi europei, insieme ai ministri di Portogallo, Repubblica Ceca, Danimarca, Finlandia, Italia, Regno Unito e Irlanda, è stata inviata una lettera aperta alla Commissione europea per sollecitare un rilancio dei negoziati. Sulle due sponde dell'Atlantico, chi sono i nemici del trattato transatlantico? C'è una certa avversità nei confronti del TTIP, questo sia nell'estrema sinistra che nell'estrema destra in molte zone dell'Unione Europea. Negli Stati Uniti c'è un movimento protezionistico di stampo populista. Trump ha attaccato l'accordo di libero scambio, ma non credo che questo avrà molta rilevanza. Il libero commercio è una buona opportunità e il TTIP è un modo per proseguire su questa strada. Anche Lucia non è totalmente contro il libero scambio, è solo contro il trattato, perché dal suo punto di vista l'accordo potrebbe declassare gli standard ecologici e sociali utilizzati in Europa. Nelle ultime settimane migliaia di persone sono scese in piazza in tutta la Spagna per dire no al TTIP. Le voci dei sostenitori del TTIP sono quasi inesistenti, si sentono solo gli slogan degli oppositori, ma perché la gente è contraria? A preoccupare la creazione di un sistema che permetterebbe alle multinazionali di dettare le regole. Sbagliato, dice la Commissione europea. Vero, sostiene invece Tito Alvarez, il coordinatore della protesta dei tassisti. Questi trattati sono accordi micidiali. Rendono le persone degli schiavi e puntano a dare maggiori benefici economici alle multinazionali, abolendo tutte le norme standard e le leggi in vigore in Europa da centinaia di anni. Ora la domanda è: che fine farà il TTIP? Il negoziato è destinato a fallire definitivamente oppure no? Forse una risposta sul suo futuro l'avremo dopo l'8 novembre.